Bene, allora riprendiamo il nostro cammino. Siamo arrivati al capitolo 6 del Vangelo di Luca. Siamo al vertice del discorso della pianura. In Matteo è il discorso della montagna, in Luca è il discorso della pianura, con cui Gesù ha posto in mano, diciamo, quella che viene definita la Magna Carta del suo Vangelo, le Beatitudini, per intenderci. E alla folla accorsa lui sostanzialmente da ogni parte, Gesù sostanzialmente chiede, ed è la domanda che fa anche a noi, cioè si vede che vivete le beatitudini, cioè si vede che siete miei discepoli. Sostanzialmente Gesù fra un po' dirà quella che è la regola d'oro del cristianesimo, che è ribaltata rispetto a quella che normalmente si diceva, che era posta al negativo. Sostanzialmente Gesù dirà ai suoi, lo anticipiamo subito, cioè se amate chi vi ama, se perdonate chi vi perdona, che fate di particolarmente eroico? E lo fanno tutti sostanzialmente, anche gli atei. Allora la domanda che sorge subito molto forte, lo diciamo sin dall'inizio, non è che abbiamo ridotto il cristianesimo a una serie di principi morali ai quali poi si ispirano un po' tutti? Cioè, se dovessimo dire qual è la differenza tra il cristianesimo e il buddismo o l'islamismo, siamo proprio certi di saperlo con certezza. Io facevo sempre questa domanda, forse l'avevo già detto anche a voi alcune volte, se mettiamo in una stanza un cristiano, un musulmano e un ebreo e gli diciamo di raccontarci la vita dopo la morte, lo raccontano quasi tutti allo stesso modo. Se faccio il buono ci sarà il premio, il paradiso, se faccio il cattivo ci sarà il castigo. E la domanda di un ateo nascerebbe spontanea, ma allora scusate, qual è la differenza tra le vostre fedi e le vostre religioni? Voi capite che questa, lo scrivo anche nell'ultimo libro che appunto ho scritto, questa è l'inutilità della fede, paventata da sempre da chi crede nell'inutilità di Dio. Dice, ma alla fine cosa fate di diverso rispetto agli altri? Amate quelli che vi amano, perdonate quelli che vi perdonano. E forse dobbiamo anche ammetterlo, no? Abbiamo talmente annacquato un po' la portata rivoluzionaria del Vangelo che sembra essere spesso diventato il Vangelo l'esaltazione dell'ovvietà, l'elogio del buonsenso. Qui non parliamo tanto della dottrina ma di atteggiamenti, cioè ci si accontenta spesso di una certa mediocrità. La differenza spesso è che andiamo a messa. Cos'è che fa la differenza tra un cristiano e un non cristiano nell'andare a messa? Come se la celebrazione eucaristica fosse il marchio di riconoscimento del cristiano. Se ci pensate anche nel nostro linguaggio, spesso lo diciamo, no? Chi pratica, chi non pratica, cioè dividiamo la fede in base alla partecipazione all'Eucaristia, che se ci pensate è abbastanza influente dal punto di vista dell'agire morale. Invece il discorso che qui Gesù fa, dopo che sostanzialmente ha annunciato le beatitudini, è molto forte, è molto esigente. Qui siamo di fronte alle parole, credo che ogni uomo da sempre ha desiderato udire, ma che nessuno aveva mai avuto la forza, anche il coraggio di pronunciare. Cosa dice Gesù di Nazareth? E questo è il cuore della fede, ama i tuoi nemici. Tutte le religioni dicono di amare, ma solo il cristianesimo arriva a dire di amare il tuo nemico, di benedire chi ti maledice, di amare quelli che non ci amano, di fare del bene a chi non ce lo fa, di prestare a chi non può restituire. Qui è dura, eh? Questo è il cristianesimo, da questo vi riconosceranno. Il cristianesimo non è affatto semplice. Non è il semplice buonismo il cristianesimo, È davvero un modo rivoluzionario di amare. È la logica proprio del di più, di questa logica potremmo dire motivato l'agire di Dio. E così si passa dalla regola negativa, che spesso ogni tanto sento ancora dire, che però guardate, non è il cristianesimo, non fate agli altri ciò che non volete sia fatto a voi. Ma questo però non è il cristianesimo. Questa era Confucio. Quella positiva che è nel Vangelo è come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro.
che non è proprio la stessa cosa. Gesù qui sostanzialmente dice agli uomini: imparate ad ascoltare il vostro desiderio. Che cosa desideriamo per noi, se ci pensate bene? Essere amati? Noi vogliamo essere benedetti, vogliamo essere perdonati. Questo vogliamo per noi e questo cercheremo di dare agli altri. A parole molto semplici, nei fatti molto, molto complesso, molto complicato. Gesù sostanzialmente demolisce uno dei pilastri di ogni religione, che è quello che appunto dicevo prima, cioè Dio premia i buoni e castiga i malvagi. Il prossimo che vi dice che questa cosa ha a che fare col cristianesimo, ditegli risposta sbagliata. Chi te lo dice? Il Vangelo di Luca, Luca 6,35. Anzi, Luca supera addirittura Matteo. Matteo aveva detto: Dio è buono verso i malvagi e verso i buoni. Luca 6,35, Dio è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. I buoni non ci sono proprio. E Luca, non a caso, è lo scriba della mansuetudine di Dio, cioè di Cristo. Luca, cioè, porta la misericordia di Dio a livelli più alti. Dio è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. È venuto per loro. E il cuore di questo discorso, che poi è di tutto il Vangelo di Luca, si può riassumere in un versetto che c'è appunto a questo punto: siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Questo è il cuore del Vangelo di Luca. Cosa siamo chiamati ad essere noi cristiani? Misericordiosi, virgola, come è misericordioso Dio. Voi capite, qui tocchiamo davvero le alte vette della fede. Ecco, tutto il Vangelo di Luca sostanzialmente non è che una variazione di questo tema. Voi sapete che misericordia letteralmente vuol dire un cuore per i miseri, misericordia, un cuore per i miseri, dal latino. E lasciarsi toccare visceralmente da chi soffre. In ebraico misericordia richiama le viscere di una mamma, rachamim, le viscere di una mamma sente suo figlio nelle viscere, è un amore viscerale quello della mamma. Gesù dice: Dio vi ama allo stesso modo, in modo viscerale. E la bella notizia è proprio che nel Dio che è venuto a raccontarci Gesù di Nazareth, la misericordia prevale sulla giustizia. Ne è proprio la sostanza. Gesù trasforma, qui occhio, io lo ricordo sempre, trasforma il comandamento dell'Antico Testamento: siate santi perché io sono santo. Ogni tanto lo sento ripetere, occhio che questo non è il Vangelo, questo è il libro del Levitico, Antico Testamento. Siate santi come io sono santo. Arriva Gesù e dice: siate misericordiosi, non siate santi. Io lo ripeto spesso, Gesù non ha mai invitato alla santità, mai. Non c'è una volta in cui Gesù abbia invitato alla santità. Perché? Non perché non dobbiamo essere santi, ma perché Gesù aveva in mente i santini di allora, che erano i farisei. Allora Gesù sembra quasi dire: non diventate come loro, occhio, non diventate come loro. Ci sarebbe tanto da dire sulla santità, non abbiamo il tempo. Ma Gesù dice, non dice siate santi, ma siate misericordiosi. Perché? Perché alla fine della fiera la santità ha ancora a che fare con un rapporto intimo tra me e Dio. La santità è un qualcosa che ha a che fare tra me e Dio. La misericordia è un qualcosa che ha a che fare tra me e l'altro. Io posso diventare santo anche stando da solo. Da solo, in una stanza, chiuso con Dio: io ti amo, tu mi ami, come siamo belli, io e te, tu e io, due cuori e una capanna. Siate misericordiosi a che fare sempre con l'altro, a che fare con mio marito, con mia moglie, con i miei familiari, con i miei figli, con le persone che ho accanto, con i miei confratelli. La misericordia è più facile diventare santi che essere misericordiosi, Provate a pensarci, è più facile essere santi che misericordiosi. Ecco perché la misericordia è il cuore della fede cristiana. E a questo punto io ripeto una cosa che ripeto spesso, scusate il gioco di parole: noi siamo ancora legati alla logica peccato, castigo, pentimento,
perdono, peccato, castigo, mi pento, vengo perdonato. E ancora una volta noi abbiamo annacquato la portata rivoluzionaria del Vangelo, perché se uno mi dice peccato, castigo, pentimento, perdono, ah, la stessa cosa ve lo dice anche l'ebreo, la stessa cosa ve lo dice anche il musulmano. E la domanda è, allora qual è la bella notizia, scusate? Ma anche loro dicono la stessa cosa. Commetto un peccato, c'è il castigo, se mi pento, Dio mi perdona. Io lo chiamo Dio, lui lo chiama Allah, un altro lo chiama in un altro modo, così. Qual è la portata rivoluzionaria del Vangelo? È che nel Vangelo, e infatti il motivo per cui la misericordia scandalizza, ed è per questo che Gesù infatti sarà messo in croce, perché nel Vangelo il perdono precede sempre la conversione. Ci si converte, ci si pente perché si è stati perdonati. Quindi peccato, vengo perdonato, quindi mi pento. Il perdono precede il pentimento. Questa è la bella notizia. Dio mi perdona prima che io mi penta, non dopo. Perché scusate, se Dio mi perdona dopo che mi sono pentito, se permettete, un perdono me lo sono meritato, eh? Scusate, me lo sono meritato il perdono. Guarda che mi sono pentito, vero? Noi uomini ragioniamo così. Pentiti, è vero che ti sei pentito anche con i figli, alcune volte lo diciamo. Dai, chiedi scusa. Dopo che scusa, bravo. E quindi me lo sono meritato allora. Allora non è un perdono, un iperdono gratis, gratuito. Allora Dio non fa nulla di buono, di meraviglioso. E me lo sono meritato io. Il Vangelo è la bella notizia di un Dio che mi perdona gratis, e da quel perdono scaturisce il mio pentimento. Proprio perché da quel perdono fatto gratuitamente, io rimango a bocca aperta e dico, però mi perdona così come sono, senza chiedere nulla in cambio. Ecco perché cambio vita. Tutti i personaggi del Vangelo cambieranno vita dopo essere stati perdonati, ma dopo cambieranno vita, non prima. Non è che cambieranno vita, quindi saranno perdonati. Vengono perdonati, pensate all'adultera, pensate Pietro, e dopo cambierà Zaccheo, e dopo cambieranno vita. E per questo motivo Gesù verrà messo in croce. È lo scandalo della misericordia. Un Dio che ama così non può esistere. Io so cosa qualcuno di voi magari starà pensando. Bello Paolo, tutto bello, però è impossibile. Sì, vabbè, però vivere così è impossibile. Vedete, questo è vero solo se pensiamo che la santità sia frutto di uno sforzo. Perché se noi siamo convinti che la santità è frutto di un nostro sforzo, sì, è impossibile. Il problema è che il protagonista non sei tu, non siamo noi, ma è Dio. E allora rilassiamoci un attimino. Freud diceva che è impossibile amare i nemici. Sapete a Freud cosa gli diciamo? Caro Freud, certo, è impossibile a te, ma non è impossibile a Dio. Per me, Paolo, è impossibile amare i nemici. Ma io so che nulla è impossibile a Dio. Allora io riuscirò ad amare i nemici grazie a Dio, con l'aiuto di Dio, perché da solo non ce la farò mai. Io credo che sono ancora oggi tanti che vivono la portata rivoluzionaria del Vangelo, e sono ancora tantissimi. Non ci credete, ma guardatevi intorno, sono tantissimi, più di quelli che voi immaginate. Io credo che noi scoveremo tanti cristiani anonimi, fragili magari, che lontano dai riflettori sanno sperare, amare anche secondo la logica di Dio. Io credo che ancora oggi milioni di uomini vivono il paradosso del Vangelo. È un mondo nuovo, davvero è possibile, di questo sono convinto. E a questo punto dice il Vangelo di Luca che la situazione iniziava a essere un po' tesa. E Gesù, quando diceva questa cosa, queste cose, non è che venisse osannato, Arriveremo alla fine, anche il suo ingresso a Gerusalemme verrà frainteso, infatti la folla lo osannerà e poi lo crocifiggerà dopo pochi giorni. Allora cosa fa Gesù? Meglio ritirarsi in disparte. Gesù ogni tanto
aveva bisogno di andare in disparte, certo per pregare, ma alcune volte anche per fuggire proprio dalla folla. Gesù, lo dico subito, lo ripeto spesso, finché ha potuto ha evitato la croce. Non è che è andato in corsa alla croce, che bello morire, ma manco per niente. Allora Gesù a un certo punto va in disparte, vuol far riposare i suoi discepoli, che erano stanchi anche perché li aveva mandati in missione, e si ritira a Betsaida, fuori dal territorio giudeo. Ma quando arriva, vede che la folla lo aveva preceduto, e la folla lo seguiva. Dice Luca che ne prova compassione, bellissimo questo termine, compassione, compatire, patire con, cioè soffre con questa folla sostanzialmente, ne soffre insieme. È perché Gesù, io dico sempre che non riusciva ad amare lo spirito di un uomo e non amarne il corpo. Noi abbiamo purtroppo ridotto la religione, il cristianesimo, alla religione dello spirito. Cari amici, il cristianesimo è la religione dei corpi, non dello spirito, dei corpi. Io amo un corpo, non so voi, noi amiamo i corpi. Gesù di Nazaret si è fatto corpo. Quando noi vediamo una persona, non diciamo che bell'anima, che bello spirito, ma no, io adesso non vedo spiriti. Se vedessi dei spiriti o anime, ci avrei un problema, sarei da ricovero. Ecco, chiamate, fate un TSO. Io vedo dei corpi. Quando abbraccio una persona, purtroppo non ci possiamo ancora abbracciare come vorremmo, e infatti ne patiamo, perché? Ma perché noi abbiamo un corpo spirituale, ma un corpo, E anche questa suddivisione tra corpo e anima, corpo e spirito, guardate che non è cristiana, fa parte della filosofia greca, ma non è cristiana, perché un corpo slegato dall'anima non esiste. L'anima è imprigionata nel corpo. Non so se qualcuno di voi ha fatto studi filosofici, ha a che fare con la filosofia, ma non col cristianesimo. L'idea che c'è uno spirito che se ne va, il corpo che rimane lì, io ogni tanto lo sento dire questa roba qui e dico, ma lo sai che non è cristiano quello che sta dicendo? Ha a che fare con la filosofia greca, Noi abbiamo un corpo spirituale, non possiamo scindere le due cose, siamo un tutt'uno, e meno male, aggiungo io. Pensate quanto per secoli tutto ciò che era corpo era ritenuto sporco. Cioè, oggi da un lato fa sorridere, cosa abbiamo detto per secoli, da un altro fa venire quasi nervoso. Cioè il cristianesimo che è nato come la religione dei corpi, perché Gesù di Nazaret si è fatto corpo, amava i corpi, toccava i corpi, abbiamo fatto diventare sporco tutto ciò che riguardava il corpo. Proprio un mirabile rovesciamento di quello che era il pensiero di Gesù di Nazaret, bellissimo, anche perché lo spirito esiste solo in un corpo, ripeto, a meno che qualcuno non crede in fantasmi, però lì appunto ha dei problemi, poi me lo dica, lo invito ad andare da qualche dottore. Infatti alla fine Gesù ci lascerà il suo corpo. Il cristianesimo ha a che fare con i sacramenti, vogliamo toccare, vedere, sentire. Io la domenica mangio, bevo anche come diacono, bevo anche, vado a confessarmi, voglio sentire che Dio mi ha perdonato, non mi accontento di saperlo. E così anche il matrimonio, ci tocchiamo, gli anelli, facciamo dei gesti, il battesimo, il sacerdote o il diacono unge, tocca, dice delle cose, vedete, ha a che fare con il corpo il cristianesimo, altro che lo spirito, l'anima. E Luca qui racconta uno dei tanti segni di Gesù, che è la cosiddetta moltiplicazione dei pani e dei pesci, anche se il Vangelo non parla di moltiplicazione, ma parla di condivisione, non parla di moltiplicazione, fra un po' capirete anche il perché. Ecco, non dovremmo mai più dirlo, il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, ma il miracolo della condivisione dei pani e dei pesci. Chi te lo dice? Il Vangelo. E non è un'idea mia nuova, moderna. Qui chiaramente Luca lo racconta perché sta pensando alla celebrazione eucaristica della prima comunità. Luca, lo ripeto, scrive intorno all'anno 70-80, sta parlando ai suoi. Chi te lo dice? Beh, alcuni particolari si svelano questo pensiero. La moltiplicazione avviene mentre scende la sera. Probabilmente la comunità di Luca celebrava l'eucaristia domenicale proprio la sera. Perché la sera, come non pensare al protagonista dell'episodio dei discepoli di Emmaus,
Vi ricordate, scende la sera, spezza il pane, episodio che racconterà appunto Luca. Luca poi ci tiene a ricordare l'unico tra gli evangelisti la suddivisione della folla in gruppi di 50. Se ci pensate, la domanda c'è spontanea, li ha contati? 1, 2, 3, 4, certo non se li è messi a contare, ma probabilmente il numero massimo degli appartenenti a una comunità, erano piccole comunità. Beh, poi i 5 verbi utilizzati per descrivere la moltiplicazione che vedremo tra un po' tradiscono proprio la prassi della celebrazione eucaristica che si celebrava nella comunità di Luca. Inoltre, curiosamente, Luca, se leggete il testo, fa spezzare sia i pani che i pesci. Ora, spezzare i pesci è un po' complicato. Perché? Perché Luca sta chiaramente pensando al pesce come il simbolo di Cristo. Il pesce era il simbolo di Cristo, perché pesce in greco è ictus, e l'anagramma, anzi l'acrostico, era Jesus Christos Theou Ios Soter, cioè Gesù Cristo, figlio di Dio Salvatore. Ecco perché se andate a Roma, sulle catacombe, trovate il pesce. Era un modo per dire ai primi cristiani, questa persona è un cristiano che è morto. E il pesce lo ricordava. Luca sta dicendo a coloro che ascoltano, i primi cristiani, ma anche a noi oggi, guardate che quello che è stato per ascoltare non è un miracolo. Gesù non fa il maghetto per saziare il corpo, ma per saziare il corpo e lo spirito, il nostro corpo spirituale. Tra l'altro è un miracolo raccontato per 6 volte dagli evangelisti, segno che era rimasto davvero impresso nella mente dei primissimi cristiani. Non lo sapete come inizia, la gente ha fame. Luca ci sta dicendo, il problema della gente non è che ha fame, nel senso sì, abbiamo fame, vabbè, fra un po' andremo a mangiare, abbiamo risolto il problema. Luca sta dicendo, guardate che l'uomo da sempre ha fame di senso, ha fame di felicità, in fondo alla fine della fiera, come dico sempre, se ci pensate bene, noi tutti vogliamo semplicemente essere felici. Noi stasera potremmo mangiare anche il piatto più rinomato di, non so, che fa impallidire i chef di questo mondo, ma alla fine della fiera, se andremo a dormire scontenti, infelici, c'è qualcosa che ci manca. La gente ha fame e alla continua ricerca di felicità. È sera e c'è un problema. Dove far mangiare tutta questa gente? Il problema è del cibo. Luca annota un particolare. Mentre le folle seguono Gesù, i 12 gli sono lontani, gli si devono avvicinare. Ovviamente, come faccio sempre, non possiamo fermarci su ogni singola parola, qui sarebbe da commentare ogni singola parola davvero interessante. Luca sembra già dire, guardate, i discepoli sono lontani, non sono sulla stessa lunghezza d'onda di Gesù di Nazareth. E infatti, cosa fanno i discepoli? La prima cosa che dicono a Gesù, mandali via. Complimenti per l'accoglienza, qui parliamo dei 12, non ho proprio i primi che stavano passando lì per caso. Dice, ma mandali via, ma non potevo mangiare tutta, potevo dar da mangiare a tutta questa gente. E cosa fa Gesù? Chiede ai 12 di dargli una mano. Bene, vedo che non avete capito nulla, dice ai 12, venite qua, datemi una mano. Luca sta dicendo ai suoi, a noi oggi, quello che io ripeto spesso, Dio fa tutto facendo fare tutto. Dio fa tutto facendo fare tutto. Gli apostoli, un po' come noi, attendono da Dio sempre una soluzione. Chiediamo sempre a Dio di esaudire i nostri desideri, di fare dei miracoli, senza capire Dio dall'altra parte ci chiede di dargli una mano. Come nella fame del mondo, quando preghiamo per la fame del mondo, Dio dall'altra parte, io me lo immagino che dice, bene, date voi da mangiare, cosa c'entro io se il bambino dell'Africa sta morendo di fame? Dategliene voi con tutto il cibo che producete nel mondo, che devo fare io? E Gesù sostanzialmente con gli apostoli fa la stessa cosa. Luca a un certo punto ricorda anche una serie di numeri. I numeri lo sapete, ormai sono simbolici. 5 pani e 2 pesci. La somma 7.
il numero della totalità, il numero dei sacramenti. Non è che c'hanno davvero 5 pani e 2 pesci, due di numero, insomma. Luca sta dicendo, guarda che il poco, se condiviso, è sufficiente per tutti. Il poco, se condiviso, è sufficiente per tutti. 12, a un certo punto dirà, rimangono 12 ceste. Perché 12? 12 erano le tribù di Israele. Il nuovo popolo è fondato sulla condivisione. 5.000, perché erano 5.000 uomini. Ora, se li messi a contare uno per uno, 5.000 sono tanti, sicuro che non erano 4.500, 5.500, proprio 5.000. Perché? Perché 5.000 era probabilmente la prima comunità cristiana. Infatti dagli Atti degli Apostoli, lo sappiamo, a un certo punto gli Atti degli Apostoli di Luca scrivono erano circa 5.000 persone. Luca sta parlando alla prima comunità. E poi dirà 50, c'è anche questo 50, sappiamo ogni volta che c'è il termine 50, Pentecoste, è l'azione dello Spirito Santo. Gesù a un certo punto spiazza tutti e cosa dice? Bene, gli chiedono un miracolo, quindi il classico miracolo che chiediamo noi a Gesù, o anche a Dio, chiediamo Signore fa che succeda questo, c'è la fame nel mondo, dà da mangiare a tutti i poveri. E Gesù cosa dice? Ai 12 e a noi, date voi stessi da mangiare. Gesù si rifiuta di farlo, date voi stessi da mangiare. Questa è una frase da intendere sempre nel doppio senso. La prima, date voi stessi, fatelo voi. Siete in grado di farlo? Fatelo voi. Dio non si sostituisce mai all'uomo. Non scomodiamo Dio per le cose possibili. Dio dobbiamo scomodarlo per le cose impossibili. Per le cose possibili, tranquilli, ci pensiamo noi. La fame nel mondo, la guerra, il lavoro. Facciamo tutto noi, Date voi stessi da mangiare, fatelo voi. Ma soprattutto nel secondo senso, date voi stessi da mangiare, fatevi pane per gli altri. Gesù sta dicendo ai 12 e a noi, guardate che la gente non ha bisogno solo di pane, certo, anche di quello, ma ha bisogno di pane di senso, ha bisogno di senso, di felicità. Date voi stessi da mangiare, la gente ha bisogno di voi, oltre dei pacchi alimentari, la gente ha bisogno, oltre, non solo, oltre ai pacchi alimentari la gente ha bisogno anche di altre, quindi date i pacchi alimentari, potrebbe dire oggi, alla Caritas e poi fate anche altro e non limitatevi solo a quello, date voi stessi da mangiare. Di per sé la richiesta di Gesù di Nazareth è illogica, ci sono 5 pani, 2 pesci, va bene caro Gesù, adesso che me l'hai detto, che si fa? Sempre 5 pani e 2 pesci restano. È una richiesta di per sé illogica, ma è una richiesta illogica per chi non ha fede, è per chi ragiona con una mente matematica, per chi ragiona con il cuore, no, le cose funzionano in modo diverso. Gesù allora vedete che non moltiplica, non c'è questo verbo, non compie un gesto magico e nemmeno cerca la spettacolarità. E Gesù avrebbe potuto farlo, magari io mi immagino Gesù va sul monte, bene, fa una cosa magica, ne so, impone le mani, bon, pagnotte a gogo, vai, avrebbe potuto farlo, folla osannante, tutti avrebbero creduto in lui, non è vero, non l'avrebbero creduto lo stesso, perché il vero miracolo è la condivisione. Gesù infatti cosa fa? Prende, dice il testo, benedice, spezza e dona. Sono chiaramente i verbi dell'Eucaristia, non ci vuole un grande biblista per dirlo, che indicano appunto questa circolarità dell'amore. Luca ricorda una cosa molto bella alla comunità e a noi, che non siamo i proprietari di questo pane, siamo solo i servi. Luca sta dicendo una cosa molto fine, ma anche molto complessa. Guardate che a voi spetta solo distribuire il pane, non siete voi a decidere chi mangia e chi no, anche nell'Eucaristia, non siete voi a decidere chi può e chi non può, voi dovete solo distribuire il pane, non è roba vostra. Infatti
quando leggiamo questo brano, a un pio israelita risalta immediatamente un'omissione. A noi no, infatti normalmente quando lo dico, tutti quanti diciamo va bene. Perché Gesù non chiede alla folla di purificarsi? Perché gli israeliti prima di mangiare si purificano. Gesù non glielo chiede. Perché Gesù non chiede? Infatti dovete mettervi nei panni di un ebreo che legge questo brano e dice qui Gesù ha fatto una cosa che non si fa. Gesù avrebbe dovuto chiedere alla folla di purificarsi, che è un rito importante, il passo giudaico, per essere degno di mangiare quella cena, perché gli ebrei fanno così. Luca sta già anticipando la grande novità di Gesù di Nazareth. La religione insegnava che l'uomo doveva purificarsi per accogliere Dio. Il Vangelo sarà la bella notizia che accogliendo il Signore si è purificati, vedete? Non dovete purificarvi per accogliere Dio, accogliete Dio e sarete purificati. Così anche nell'Eucaristia. Qui si apre un grande problema, un grande che forse magari appunto lo affronteremo dopo, se qualcuno magari ci vogliamo soffermare un attimino. E Gesù è molto chiaro, Gesù sta dicendo guardate che tutto inizia da poco, tutto ciò che è grande un giorno è stato piccolo, tutto ciò che è grande un giorno è stato piccolo. Il pericolo della nostra vita, sta dicendo Luca ai suoi, è guardare sempre ciò che abbiamo e non ciò che possiamo diventare. Allora ecco il senso finale della moltiplicazione. Gesù sta dicendo ai suoi, guardate che voi più condividete e più le cose si moltiplicano. Più condividete, più le cose si moltiplicano. È quello che deve essere successo davvero. Cioè quel giorno, cos'è successo davvero? Gesù si vede che deve aver iniziato a condividere quel poco che avevano e la gente ha iniziato a fare così. È un po', se ci pensate bene, come quando, non so se l'avete mai fatto, spesso negli oratori si fa, no? Ognuno porta qualcosa, noi lo facciamo spesso con le famiglie, risultato? Oh. In abbondanza, mangiamo per un reggimento, vedete? Io dico sempre che quell'esperienza che noi facciamo è il miracolo della condivisione dei pani e dei pesci. Vedete? Ognuno mette quel poco messo insieme, straborda. Ma ognuno non doveva portare un pezzettino? Sì, sì, ognuno porta un pezzettino, ma messo insieme diventa un qualcosa. E ne mangiamo, è un po' come anche quando facciamo, non so, i pranzi di Natale e di Pasqua, dove ognuno porta qualcosa, mangiamo a Natale, a Santo la Sera, a Santo Stefano, ce n'è ancora. Quel giorno deve essere successo proprio così. E questo ci fa capire, pensate, cosa accadrebbe se mettessimo in circolo ciò che sappiamo fare anche nelle nostre comunità. Ma io non so fare nulla, so fare solo quel poco. Mettilo in circolo e vedi che le nostre comunità esploderebbero. E che bello vedere che Gesù deciderà di rimanere in mezzo agli uomini proprio nel segno fragile e quotidiano del pane. Tutto il suo corpo, la sua storia, la sua vita appassionata d'amore sono lì proprio in questo fragile pane spezzato. Gesù cosa ha fatto? Dopo questa esperienza dà il primo annuncio della passione. Gesù dice, immaginate gli apostoli, gli entusiasti, voi sapete che gli apostoli non hanno mai capito un tubo, mai, 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 nemmeno sotto la croce andranno. E quindi immaginate l'euforia, che bello, qui moltiplichiamo, erano 5.000, la gente ci segue, quindi entusiasmo. E Gesù dice, guardate che la storia finirà male, perché io verrò ucciso. Io immagino già i 12, Gesù, proprio tu sai sì come smorzare l'entusiasmo, cioè complimenti per il marketing, ma tu devi tirar su il morale delle truppe. Quindi lui cosa fa? Annuncia la passione, si rende conto che tra i discepoli inizia a serpeggiare un po' di malumore, dice, ma vabbè, ma qua se la storia finisce male, parliamone. Si avvicinano alcuni che gli dicono, Gesù, ma tu non morirai mai, ma tu non morirai, noi saremo sempre con te, daremo la vita per te. Allora cosa fa? Ne prende tre, secondo Luca, e li porta sul monte a pregare.
Il monte, la tradizione dice che il monte Tabor, che poi è un monte che è andato in Israele, un monte di 590 metri, cioè, non so se voi pensate il monte Bianco, è una media collinetta, il monte Tabor è 500 metri, nemmeno 600 metri, probabilmente non è il monte Tabor, anche perché ai tempi di Gesù la cima di questo monte era occupata da una città fortificata. Comunque li porta su questa collinetta e porta Pietro, Giacomo e Giovanni, porta questi tre. La domanda che spesso si fanno è: perché proprio questi tre? Erano i migliori, no? Proprio il contrario, erano proprio i peggiori, per questo porta questi tre, erano proprio i peggiori. Se ci pensate, quando in un gruppo voi volete cambiare le sorti di quel gruppo e voi lavorate sui peggiori, lavorate sui peggiori e sui leader, perché se voi cambiate i peggiori e i leader, quel gruppo si trasforma. Non lavorate sui migliori, sono già bravi, cioè, che dovete cambiare? Lavorate sui peggiori. Allora chiama questi tre, chiama Pietro, che ormai lo sapete, Pietro c'è, cioè, proprio testa dura, infatti gli darà il nome Pietro, e poi chiama Giacomo e Giovanni, i figli del tuono, i Boanerges. Gente pesante, dice: allora venite voi tre, venite, voi tre ne avete bisogno, gli altri no, ma voi tre sì, venite con me. E li porta su. E questa è una pagina meravigliosa di teologia per immagini, eh? Infatti si procede un po' per analogie, essendo Dio il totalmente altro, non possiamo che, insomma, cercare di balbettare qualcosa. Io mi sembra quasi di sentirli, no? Mentre salgono sul monte pensierosi, io immagino questi sei che si chiedono: ma dove stiamo andando? Ma che stiamo facendo? Ma perché solo nei tre? Perché ha lasciato gli altri giù? Io immagino questa scena. In fondo le cose stavano andando bene, poi lui si è messo, io immagino loro tre che parlano, dice: ma perché si è messa questa storia della croce in mezzo? Ma andavamo così bene, la storia andava così bene. Solo Luca parla che a un certo punto il volto di Gesù diventa sfolgorante e appaiono due uomini, Mosè ed Elia. Perché Mosè ed Elia? Perché la loro morte era avvolta dal mistero, eh? Del primo non fu mai ritrovata la tomba, poi il secondo fu rapito in cielo, sappiamo, da un carro di fuoco. E Mosè rappresenta la legge, Elia i profeti, eh? Ovviamente capite che il brano è molto simbolico, i due cardini su cui si basava il popolo di Dio. Pietro interviene. Voi ormai lo sapete, Pietro aveva la capacità di parlare sempre nel posto sbagliato al momento sbagliato, in mezzo all'atmosfera bellissima, 600 metri. Maestro, è bello per noi essere qui, facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Ecco, ancora una volta Pietro svolge il ruolo di Satana. Voi sapete, ormai già lo sappiamo, lo ripetiamo, in un trittico il personaggio principale è colui che è al centro. Quindi Pietro dice: facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Pietro sta mettendo al centro Mosè. Per lui il Messia, per Pietro, è chi fa osservare la legge. Oh, finalmente è arrivato il Messia, e il Messia sarà uno che farà osservare la legge. Pietro ancora non sa che dovrà entrare nella logica dell'amore. E Pietro è rapito da questa visione. E Pietro vorrebbe godersi lo spettacolo, infatti dice: ma non scendiamo, è così bello stare qui. È la visione intimistica della fede. Ma com'è bello, ma com'è bello fare... Adesso non posso fare nessun riferimento concreto perché siamo registrati, ma non so, facciamo quel bellissimo ritiro, ma che bello, siamo ancora qui. Quello stile di preghiera, ma è così bello, io mi sento in paradiso quando prego. Tutte cose belle, per carità, ma guai se ci si ferma lì, eh. È la visione intimistica della fede. Io credo che molti cristiani amino un Dio rassicurante, tranquillizzante. Ma come sto bene, io vado in chiesa e mi faccio certe preghiere, oh, che bello. Noi amiamo spesso un Dio che dia certezze, cioè la fede vista come un tetto sicuro sotto di cui rifugiarsi. Vedete, la trasfigurazione, io dico sempre che ci parla di bellezza, e lo ripeto sempre ogni volta che commento, anche se gli evangelisti hanno varie sfaccettature, infatti Luca, ho detto, ha qualche piccola sfaccettatura,
ma tutti parlano sostanzialmente di bellezza. Sostanzialmente, Gesù porta questi tre a fare un'esperienza bella. Tutto ciò che è bello parla di Dio. Tutto ciò che è bello parla di Dio. Io lo ripeto sempre, uso anche delle immagini, anche sui social, belle, perché le immagini parlano di Dio. Tutto ciò che è bello parla di Dio. Io credo che noi abbiamo davvero bisogno di recuperare il senso del bello nella nostra vita. La gente ha sete di Dio perché ha sete di bello. E se la gente si allontana da Dio, non parliamo dalle chiese, è perché probabilmente ha smarrito il senso del bello. Perché se una chiesa non è bella, non mi parla di Dio, c'è poco da fare. Lo avevo già detto, lo ripeto, per chi ci ascolta da casa. Quando io sono entrato nella Sagrada Famiglia, a Barcellona, tutto mi parlava di Dio. Tutto mi parlava di Dio. Sono entrato, sono rimasto, per l'ho scritto anche nel libro, quello su Pietro, sono rimasto 30 secondi. Chi non l'ha fatto, la vada a vedere, a bocca aperta, guardando il soffitto. Non c'era un prete, non c'era una preghiera, non c'era niente, diciamo così, che riguardasse la fede in maniera esplicita, ma tutto mi parlava di Dio, perché era bella. Come dico sempre, scherzando, ma non troppo, in alcune chiese viene voglia di pregare, in altre chiese viene voglia di parlare. Quando qualcuno dice, ma parlami in chiesa, io alcune volte non lo dico mai, sinceramente, però lo penso, dico, e che devono fare? In un casermone così ti viene voglia di fare due chiacchiere col vicino, come quando siamo anche qui, dopo finiremo, facciamo due chiacchiere. Perché? Perché il luogo, questa qui non è una chiesa, e viene voglia di fare due chiacchiere, anzi se c'è anche magari attorno a un tavolo, eccetera, eccetera. Alcune chiese sembrano proprio dei luoghi, insomma, di ricreazione, Cosa ci dice questo? Che ci si avvicina alla fede perché attratti dalla bellezza di Cristo. Ma se io non faccio esperienza di una cosa bella, ma perché mi dovrei avvicinare a Gesù Cristo? Ti piace andare a messa? No, è noioso. Mi spiegate perché quel bambino dovrebbe andare a messa? Ma qualcuno di voi fa le cose quando si annoia? No, io scelgo di annoiarmi. Sì, alcune volte lo facciamo. Stringiamo i denti. Una volta, due, tre, ma non possiamo scegliere per la vita. Io sto insieme a una persona, l'ami? No, però ci sto insieme, mi sacrifico. Ma voi avete mai incontrato uno che ama la persona, che non ama la persona che ha di fianco, e sta con la persona che ha di fianco, però si sacrifica? E beh, no, la mia moglie è bruttissima, l'avete mai sentito uno che dice così? No, mai sentito in vita mia. Sto con lei perché è bruttissimo, però l'ho scelta proprio perché è brutta. Eppure alcune volte, quando noi parliamo di Dio, sembra quasi fare un ragionamento simile. È tutto brutto, tutto triste, tutto angoscioso, però lo devo fare. Figlio caro, è una tristezza unica la tua fede. Vedete, io credo che esista per tutti un monte, il momento in cui per un attimo abbiamo toccato il cielo con un dito, abbiamo fatto esperienza della bellezza di Dio. Può essere quel ritiro, quell'incontro, quel personaggio, quel santuario. Ecco, questi sono i momenti di trasfigurazione di cui abbiamo bisogno. Ogni tanto abbiamo bisogno di fare momenti di trasfigurazione, momenti belli. Non dobbiamo sentirci in colpa se ogni tanto sentiamo il bisogno di andare su, non so, ad Assisi. E io una volta l'anno ho la fortuna, come apostolato biblico nazionale della CEI, di andare normalmente a lui ad Assisi. Assisi è un luogo che mi dice tanto, anche il luogo. Entri nella Porziuncola e preghi anche senza dire nulla, hai già pregato. E va bene così, perché le nostre parrocchie non hanno quello scopo lì. Guai se poi dicessi, com'è bello stare qui, starei tutto l'anno qua. E no, la tua vita non è ad Assisi, poi magari qualcuno sia anche, ma la tua vita è altrove. Abbiamo bisogno intanto di questi momenti in cui tocchiamo il cielo con un dito. Sono i momenti. Io credo davvero che il mondo, anche il mondo, ha bisogno di bellezza, di cose belle.
La Chiesa ha bisogno di cose belle, di celebrazioni belle, di paramenti liturgici belli. Abbiamo bisogno di banchi belli, di quadri belli. È così, c'è poco da fare. Noi camminiamo in base alla bellezza, quando siamo attratti dalla bellezza. È così che noi camminiamo e c'è poco da fare. Questa risposta, questo episodio, scusate, tenta di dare sostanzialmente una risposta alla domanda, potremmo dire, su che cosa rende veramente felici. Cioè, la trasfigurazione, se la vogliamo dire in maniera abbastanza semplice, è vedere cose che si possono cogliere solo con il cuore. Vedere cose che si possono cogliere solo con il cuore. Gesù l'aveva detto prima: beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Per chi ha un cuore puro, tutto è puro ed è capace di vedere Dio. Lo traduco ancora meglio. Cari Pietro, Giacomo e Giovanni, sembra dirgli il Signore, guardate la croce da un altro punto di vista. Come i profeti, scrutate il passaggio di Dio della storia. La croce può essere bella se la guardate da un altro punto di vista. Noi oggi godiamo della bellezza del cristianesimo grazie a quella croce. Se vi fermate a vedere la croce, c'è morte, tristezza, sofferenza. Guardatela da un altro punto di vista e dietro la croce già si staglia la resurrezione. Però dovete essere in grado di guardare con gli occhi della fede, altrimenti se vi fermate alla croce è triste. È un po' come quando oggi sento dire il mondo va male, va tutto male, va tutto a scatafascio, dove andremo a finire? Guarda il mondo con gli occhi della fede e ti renderai conto che il mondo è bellissimo. Stiamo andando a finire tra le braccia di Dio. Ci sono tanti morti, sì, ma guarda quante persone vive e vedrai che sono enormemente di più. Ma quanti omicidi oggi? Ma hai idea di quanti atti di bontà oggi sono stati compiuti nel mondo? Quanti miliardi di atti di bontà? Mettili sulla bilancia e vedi miliardi di atti di bontà e non so quanti omicidi, anche milioni di omicidi. Il bene supera necessariamente il male. E che noi ci fermiamo sempre a guardare la bilancia, il male. E poi Gesù sta dicendo anche a Pietro, Giacomo e Giovanni, cari Pietro, Giacomo e Giovanni, questa roba qui della croce, la sofferenza, tu la puoi capire solamente se la guardate con gli occhi di un innamorato. Avete mai, sì, penso di sì, parlato con una persona innamorata, soprattutto con un giovane innamorato? Un giovane innamorato, per lui è tutto fantastico, stupendo. Chiedete a un adolescente, io ce li ho davanti, a un adolescente, il suo fidanzatino adolescente con i brufoli, ma è bellissimo, oh, ma c'è i brufoli, ma che brufoli bellissimi, è tutto bellissimo per un innamorato, è tutto con gli occhi a cuoricino. Gesù sta dicendo guardate anche la croce con gli occhi di un innamorato, perché solamente con gli occhi di un innamorato ne possiamo capire la fede, perché le cose si fanno per amore. Pensate quante volte nel linguaggio della fede utilizziamo il verbo dovere, devi venire a catechismo, devi andare a messa, devi, ma nella logica dell'amore il devo lo si usa pochissimo. Nessuno di noi mai dirà devi amare tua moglie, devi amare tuo marito. Non useremo mai questo termine. Eppure chissà perché con Dio lo utilizziamo. Le cose di Dio si capiscono amando. Le cose di Dio si capiscono amando. E che io credo e concludo che dobbiamo ripartire dalla bellezza di Dio. Io credo che forse abbiamo un po' smarrito la bellezza nel raccontare la fede. Abbiamo ridotto il cristianesimo a un'esperienza triste. Invece il Vangelo, al contrario, ci dice che credere può essere splendido. Credere può essere splendido. E Dostoevskij diceva che la bellezza salverà il mondo. Aveva ragione.
La bellezza salverà il mondo. Ecco, io credo che la trasfigurazione ci mostra di che stoffa siamo fatti. Siamo fatti a immagine di Dio, siamo impastati di cielo. E la bellezza dice, guardate che voi non siete brutti, cattivi, peccatori, un po' tristanzuoli, ma voi siete fatti a immagine di Dio. E se ci pensate, questa è davvero una bella notizia. Grazie. Faccio una pausa. Microfono. Pausa? Sì. Microfono. Grazie. Io volevo fare due osservazioni. Una è perché è una visuale, però per le persone come me, perché come me, non è mai, cioè, io la scopro negli ultimi anni della mia vita, praticamente, perché molto tempo della mia vita, io, o anche solo se guardiamo la liturgia della messa, quante volte c'è la parola peccato, cioè mi sembra che sia una, cioè che sia tutto incentrato su quello, mi sembra che come hai parlato tu è molto diverso. E poi un'altra cosa è anche, l'avevo letto e mi ha colpito molto, mi pare nell'Amoris Laetitia, che l'Eucaristia che non è un premio ma è una, per aiutare il cammino, insomma. Mi piacerebbe dicessi qualcosa su questo, perché sono cose che, diciamo, lasciano un po' sbalorditi e tanti si scandalizzano. Beh, sul primo punto, sul primo punto ci sarebbe tanto da dire. Noi abbiamo avuto per secoli una teologia fondata sul peccato, al centro c'è il peccato e tutto ruota attorno al peccato. Perché? Perché proprio la prospettiva teologica è completamente diversa, cioè al centro ci sono io, c'è l'uomo. Devo dire che da un po' di tempo, il concilio poi ha dato, devo dire, proprio la spinta finale, stiamo spostando il baricentro sul protagonista, che è Dio, non io, ma è Dio. Quindi non il peccato, non l'uomo, ma Dio. Se vi guardate ancora una volta, vi ho detto, pensate alla confessione. Vi ho detto già una volta la mia esperienza, ve la ripeto. Io quando ero ragazzo mi andavo a confessare e il mio direttore dell'oratorio mi diceva, Paolo, prima di dirmi il tuo peccato, prima raccontami le cose belle che Dio ha fatto nell'ultimo mese. Tatatà, io partivo, mezz'ora andavo avanti, poi dopo mi diceva, poi dimmi adesso anche il tuo peccato. E la bilancia era nettamente inferiore, per quando mi impegnassi facevo pochi peccati, ma poi erano sempre gli stessi. E lui mi diceva, vedi, la bilancia pende dalla parte di Dio, non guardare il tuo peccato, ma guarda le meraviglie che Dio ha fatto nella tua vita, è proprio una prospettiva diversa. San Francesco di Sales, di cui oggi ricorre la festa, diceva, noi peccheremo 5 minuti dopo la nostra morte. È un modo elegante per dire, per quanto tempo vi impegnate, non focalizzate troppo sul peccato, guardate a Dio. La santità, non guardare quello che tu puoi fare per Dio, ma guarda quello che Dio ha fatto per te. Il Magnificat, cos'è, scusate, che recitiamo ai Vespri tutti i giorni? È un continuo dire, Dio ha fatto grandi cose per me, è Lui l'Onnipotente, è Lui che ha fatto grandi cose, è Lui, per 8 volte Maria dice Lui, è Lui, è Lui. Cioè il centro è Dio, non sono io. Capite che è una prospettiva pacificante. E per l'ultimo sull'Eucaristia, beh, sull'Eucaristia noi siamo arrivati finalmente a vederla come medicina per i malati. Gesù lo dirà in maniera esplicita, per qualche secolo ce lo siamo un po' persi di vista. Il medico viene per i malati, eh? Se tu sei degno di ricevere, noi, ogni tanto mi viene quasi da sorridere, poi capisco benissimo il senso profondo. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa. Io dico sempre, immagino il Signore che dice, beh, vorrei pure vedere, cioè, altrimenti che te la do a fare l'Eucaristia? Ma proprio perché non sei degno. Se fossi degno, io non andrei a messa. Vado a messa proprio perché non sono degno.
Altrimenti che io vado, ho bisogno della medicina proprio perché sono malato. Quando qualcuno mi dice nella Amoris Laetitia, guarda, tu sei malato, quindi non puoi ricevere l'Eucaristia, non ho capito come, io sono malato, non posso ricevere la medicina. Proprio per te. Anzi, più sei peccatore, più sei malato, hai bisogno di più medicina. Anzi, proprio di quella bella forte. Tu sei poco malato, ma è un'aspirina, va bene. L'Eucaristia è proprio la medicina per chi è malato. Anche qui è proprio un cambio di prospettiva, non è il premio per i buoni, Non è proprio per i buoni, è proprio benevolo verso gli ingrati, direbbe Luca, e i malvagi. L'Eucaristia è proprio per gli ingrati e i malvagi. E un po' ci siamo dentro tutti, chi più chi meno, ma siamo tutti ingrati e malvagi. Io ho sofferto quando ero all'ospedale poco tempo fa. Ho sentito, cioè, c'era una infermiera che era molto, diciamo, aveva delle problematiche. Si capiva che era irritabile, che comunque, quando c'è stata poi la messa domenicale, c'era anche lei. E io sono rimasta colpita perché è andata alla comunione e tra l'altro poi è stata, diciamo, molto gentile con me, mi ha aiutato a alzarmi, tutte queste cose. Il giorno dopo io sento, che tra l'altro non avrebbe dovuto nel corridoio, comunque il sacerdote che ha dato la comunione, che la sgridava perché le diceva, te l'ho detto tante volte che tu non puoi venire alla comunione, ma se esiste ancora questa cosa. Insomma, l'ha trattata malissimo, che tra l'altro sentivamo noi dalle stanze. Non so, sembra che non siano ancora passate tanto. Allora, questo è un qualcosa di molto delicato. Anche perché è registrato, quindi una cosa molto delicata. Ecco, per questa parte la tagliate, no, è vero. No, se volete, no, in che senso? Papa Francesco, proprio nell'Amoris Laetitia, ha invitato ad un discernimento. Sostanzialmente ha invitato a fare un lavoro di coscienza tra, in quel caso ad esempio, il presbitero, eccetera, eccetera, chi materialmente deve dare la comunione è la persona stessa. Ora che qui sono problemi enormi. Io capisco la difficoltà oggettiva sul momento, la provo perché distribuisco l'Eucaristia tutte le domeniche e mi è già capitato, ovviamente, di sapere di una persona che a norma del diritto canonico non dovrebbe. Voi capite che lì è abbastanza delicato. Si mette in fila, viene lì, che si fa? Davanti a tutti, quindi immaginate la scena davvero, davanti a tutti dico no. È diverso invece da una persona che si mette in fila e che io non so, non conosco, e lì me la posso cavare dicendo che ovviamente non so. È diverso ancora da una persona che invece sta facendo un certo cammino. E io conosco proprio di persone che loro scelgono in una, c'è l'Eucaristia perché ci facendo un cammino, sono percorsi diversi. A me piace solo, non solo, mi piace sottolineare, ecco, solo un aspetto di Papa Francesco. Francesco sostanzialmente ci sta dicendo una cosa molto bella, evangelica: non fermatevi alla legge, alla norma, perché nessuno mai si è innamorato di una norma. L'adultera a norma di legge doveva essere lapidata, l'adultera a norma di legge. E a norma di legge, la legge di Dio, non la legge. La legge di Dio diceva deve essere lapidata. Gesù cosa fa? Non la lapida, va contro la legge di Dio. E infatti verrà ammazzato Gesù di Nazareth. Il Papa Francesco dice non fermatevi alla legge. Anche lì si avvicina all'Eucaristia. Adesso non voglio fare degli esempi, però più che altro per farvi capire di cosa stiamo parlando. Ma quella persona si avvicina perché? Perché non gliene frega nulla della fede e quindi va in maniera così baldanzosa? O perché è davvero triste e contrita? Perché davvero si è pentita di quello che ha fatto? Pensate a un divorziato risposato. Si è risposato e lui vi direbbe, ma io adesso cosa devo fare? Cosa posso fare di più? Perché è una situazione oggettiva di peccato.
posso fare? Torni indietro, non può tornare indietro, cioè cosa posso fare di più? Però lui davvero vuole, cioè capite, sono situazioni molto diverse. Papa Francesco dice: non possiamo mettere tutti in un unico calderone, situazioni irregolari. Ma che vuol dire irregolare? Dice ai sacerdoti: dovete discernere, dipende, dovete discernere di caso in caso. E certo, partendo sempre dal Vangelo, partendo sempre dal Vangelo. E quindi vi dice di accogliere innanzitutto tutti, che nessuno si senta a disagio. Ecco, partiamo dall'ABC, che nessuno si senta nessuno si senta rifiutato. Poi il minimo sindacale. Nessuno si senta rifiutato. Poi lì qualcuno gli potrete dire in coscienza: senti, ti propongo un cammino, vediamoci alcune volte, ma affrontiamo il tema insieme, l'Eucaristia è una cosa seria. Non... Però capite, lo si può fare in un clima di dialogo, certo, se io ti rimprovero. Non pensi che dica grazie, non vedo l'ora di ritornare, se proprio la prima impressione è una... Anche perché fa a pugni un po' con quella frase che abbiamo detto prima, che non è un premio per i buoni, cioè non devo già essere come quando dicevi che non devo, non si richiede che io sia già convertito prima, cioè prima... Anzi, io farei festa... Io ci ho presente un caso ben in mente, festa per una persona che si pone il problema, perché la persona irregolare che si pone il problema, io direi che bello, mi verrebbe da fare una battuta, forse uno dei pochi che si fa il problema, forse tanti cristiani che vanno alle guarigioni, forse non si fanno questo problema. Questo è uno dei pochi che si fa il problema, dice: ma sono degna di riceverlo, posso, non posso. Dico: ma che bello, ma l'accolgo subito, già solo in partenza l'accolgo. Per una persona che si fa un problema, cioè che è lì alla ricerca, che vuole capire, che bello, cioè partire da lì.